Lo abbiamo fatto per rendere giustizia alla memoria di nostra figlia. Così i genitori di Antonella, deceduta nei giorni scorsi a 54 anni all'ospedale di Prato, hanno commentato l'amara vicenda che ha coinvolto la donna anche dopo il decesso. I genitori, già provati dal dolore per aver perso una figlia, si sono visti costretti a fare denuncia perché dagli effetti personali restituiti dall'ospedale dopo il decesso mancava il bancomat. Da una successiva verifica si sono accorti di alcuni movimenti di denaro sospetti effettuati dal conto della donna. Le indagini dei carabinieri hanno poi svelato che a rubare il bancomat a fare vari prelievi per oltre 300 euro sarebbe stato una ossa in servizio al Santo Stefano. Carlo Paolo e la signora Graziella ora sono pronti a dare un altro grande segnale di dignità e civiltà, dando in beneficenza la cifra rubata dal conto della figlia che verrà loro restituita. Ma la cosa ci ha dispiaciuto enormemente, insomma, giustamente, però si è saputo reagire e si abbiamo fatto il nostro dovere. Ci hanno detto generalmente lo fanno perché la gente è presa dal dispiacere, una cosa o un'altra, se gli manca anche il centinaio d'euro, tanto non se ne accorga nemmeno e lasciano perdere. Noi non abbiamo lasciato perdere e la cosa c'è, insomma, in certo senso ci ha premiato in modo che hanno scoperto il tutto. Per me è una soddisfazione morale aver rintracciato Codesto, tant'è vero abbiamo deciso di dare, se si recupera, penso si recupera, di dare in beneficenza, probabilmente lo si darà alla parrocchia, ai Maier, al centro tumori, insomma, ora se si desidera un po' quello. Meglio sarebbe per conto mio conoscere una famiglia che ha bisogno e andare a fargli la spesa. Resta ovviamente l'amarezza per il fatto che la vicenda sia accaduta in un luogo particolare come l'ospedale, a danno di una persona inerme. La cosa sarebbe il silenzio, perché qualsiasi parola le dicessi non potrebbe esprimere il disprezzo che avrei per questa signora. I due anziani, archiviata la brutta vicenda, vorrebbero che la colpevole venisse allontanata dal posto di lavoro e che in generale ci fossero più controlli per evitare che accadano simili vicende.